una grande sfida che cerca di fiancare alle cose che, di cui il Ministero si occupa da decenni tradizionalmente bene, cioè la tutela e la valorizzazione del patrimonio che ci hanno lasciato le generazioni precedenti, anche un investimento sul contemporaneo, sul presente. Ci sarà una direzione creatività contemporanea che si occuperà di arte, di fotografia, di architettura contemporanea, di industrie culturali creative. C'è una grande sfida che è creare una digital library, un istituto per la digitalizzazione del patrimonio che cercherà di mettere in rete e digitalizzare tutto il patrimonio infinito, sconfinato, unico al mondo, che è fatto da 101 archivi, dall'Archivio Centrale dello Stato, dalle biblioteche, dagli archivi delle soprintendenze, dai nostri istituti culturali, un patrimonio archivistico, fotografico, bibliografico, unico. La digitalizzazione di questo patrimonio davvero sarà un'operazione che non ha eguali nel mondo. Poi ci sono alcuni musei autonomi nuovi, importanti nelle diverse regioni italiane, a cominciare dal Vittoriano e Palazzo Venezia, c'è una maggior presenza delle sovrintendenze, insomma molte cose nuove. Una direzione che si occuperà di sicurezza e patrimonio, di sicurezza del patrimonio culturale e in particolare delle emergenze e ricostruzioni, perché quando una calamità naturale colpisce il nostro paese, colpisce inevitabilmente sempre anche un enorme patrimonio culturale, quindi una struttura che si occuperà esclusivamente di questo.